Siamo la squadra più forte del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e che non sanno più cos'è l'amore, il vero amore. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno! Mamma che esaltazione che c'è qua nell'aria! A Milano c'è un'esaltazione! Neanche si fosse vinta la Champions! Siamo la squadra più forte del mondo! Sono tutti fenomeni, giocatori, tutti! Mamma mia, mamma mia! Per fortuna non l'ho vista ieri la partita, per fortuna ero fuori a un evento. E sapete che io ho più attività, no? Faccio diverse cose, quindi ieri sera non l'ho vista la partita e torno a casa, 7.000 messaggi, il Rasta che mi scrive. Oh! Ma guarda che giocavate con lo Slavia Praga, cioè giocavate con una squadra che all'80esimo ha avuto un mancamento, tipo Svenimento Ciccio Raimo, il mio amico che saluto. Ha avuto un mancamento e da lì fa: cosa faccio? Svengo? Ah, svengo! E avete segnato a porta vuota. Cioè, sono svenuti da soli e avete segnato a porta vuota. Che fenomeno il Nutellone, troppo forte, troppo forte. Cioè, voleva pure sbagliare? Qual è svenuto? T'ha lasciato la palla davanti alla porta vuota, volevi pure sbagliare? Fenomeno, fenomeno, chi lo criticava non capisce niente di calcio. Lo so, sbaglialo pure. Ho capito. Ma comunque, allora, partiamo sempre da una cosa chiara. Ho visto il video del Rasta. Non lo commento. Mi dissocio completamente da tutto quello che ha detto, completamente. Io ho già scritto in privato cosa penso. Siccome siamo amici, non dirò nulla, semplicemente mi dissocio. Io ho scritto in privato e mi dissocio. E questa è una cosa. Poi, altro chiarimento, perché qua bisogna fare i chiarimenti, perché la gente mi continua a scrivere lo snorchi mi scrivono. Lo snorchi! Allora, parliamo dello snorchi. Se chi mi segue lo sa, chi invece non mi segue, guarda solo un video ogni tanto, sente le voci come Giovanna d'Arco, eccetera. Chi mi segue sa che io ho criticato fortemente lo Snorchi l'anno scorso perché ha fatto un precampionato che ha fatto due gol e era diventato il crack mondiale. Abbiamo comprato il nuovo fenomeno argentino Maradona, Messi, Pelé. Poi, durante l'anno, ha fatto schifo tutto l'anno. Schifo, schifo, roba che sbagliava i gol davanti alla porta con la Lazio che vi ha fatto uscire dalla Coppa Italia, con Francoforte. Cioè, roba che proprio era inguardabile l'anno scorso. L'ho visto più volte a San Siro, perché sapete che io andavo con Vito proprio a vedere anche i cugini. L'ho visto più volte a San Siro, non si reggeva in piedi, proprio cadeva. Ogni contrasto, come Piontek adesso, no? Ogni contrasto cadeva per terra. Anzi, Piontek adesso è riuscito a fare anche peggio. Quindi l'anno scorso l'ho criticato perché faceva cagare. Faceva cagare e dicevo che faceva cagare. Mentre c'era chi lo esaltava l'anno scorso ho detto: ragazzi, guarda, quest'anno sta facendo schifo. Ok? Ok. Quest'anno, da inizio anno, non da oggi, non quando segna, che uno vede quando segna, non capisce niente di calcio, parla, vede che segna, quello è forte. Oggi, quest'anno, da inizio anno, che io ho detto che ha avuto una grande crescita e mi sta piacendo, sta giocando bene. Poi, non sarà mai un bomber da fare 20 gol in campionato, perché non è un bomber. È una seconda punta, fa un gran lavoro per la squadra, sta giocando molto bene. Non sarà un grandissimo bomber, va bene. Ieri ha segnato, ma ragazzi, ma cioè a me mi sembra che la gente cade dalle nuvole. Fa l'attaccante dell'Inter, fa quello di lavoro. Conte con il suo gioco fa di media due gol a partita? Di media quanti gol fa l'Inter? Fa due gol a partita, più o meno, di media, forse anche qualcosa in più, 2, qualcosa, no? Se l'Inter fa due gol a partita di media e gli attaccanti dell'Inter sono Lukaku e Martinez. Chi segna? È normale che segnano loro. Può capitare una volta che segna De Vrij, una volta che segna Brozovic. Persino capita ogni tanto, molto raramente, che segni Barella, che è un altro che non segna mai. Però
ma il 90% dei gol li fanno Lukaku e Martinez. Quindi il fatto che loro segnino è la normalità più assoluta. Cioè, la cosa non normale è quando non segnano. Cioè, Piontek non è normale che non segna. Quello non è normale che non segna manco con le mani. Ma che l'attaccante, che di lavoro fa l'attaccante, segni, è la normalità. Soprattutto in una squadra dove fai due gol a partita. Soprattutto col gioco di Conte che fai due gol a partita. Nella Juventus, se giocano Dybala e Higuaín, indovinate un po' chi segna? Dybala e Higuaín. Se giocano Ronaldo e Higuaín, chi segna? Ronaldo e Higuaín. Nella Lazio gioca Immobile, chi segna? Immobile. Se gioca Caicedo, chi segna? Segna Caicedo. Cioè, no, non capisco veramente tutti sti messaggi. Hai visto, ha segnato lo Snorchi, era scarso. L'anno scorso era scarso. L'anno scorso era scarso perché faceva cagare. Quindi bisogna dire le cose come stanno. Quest'anno sta giocando bene, ho detto sta giocando bene, finisce lì. Cioè, non mi sembra niente di anormale. Non è un fenomeno, perché non è un fenomeno. Quest'anno però mi sta piacendo, sto giocando bene. Poi, ribadisco, avete giocato con lo Slavia Praga. Cioè, i 6 punti con lo Slavia Praga erano la base. La base. Che poi tra l'altro ne avete fatti 4. E ieri, perché è svenuto all'80esimo. Anche se, bisogna dire che ci sono stati un po' di casini arbitrali. Io non l'ho vista la partita, però dopo mi sono informato, ho visto gli highlights, ho visto, sono andato a leggere, perché comunque sapete che mi piace seguire. E loro hanno avuto un grosso svantaggio, nel senso che hanno annullato il gol a Lukaku e poi è andato a rigore al Praga. E quella, come dice Mastrangelo, che tra l'altro anche Mastrangelo dice che l'anno scorso Lukaku non si sarebbe mai aspettato questa crescita di Lukaku, di Martinez rispetto al giocatore dell'anno scorso. Quest'anno ha avuto un'enorme crescita rispetto all'anno scorso, probabilmente dovuta a Conte, adesso ne parliamo. E quella è la roba che ti ammazza. Tu fai il 2-0, ti annullano il 2-0, ti danno l'1-1, è una roba che ti ammazza proprio psicologicamente. Ed era giusto così. Quindi quelli che parlano di arbitro, era giustissimo. Era giustissimo così, così come era giusto, perché poi mi fanno notare la mano di Cuadrado. Lì il VAR deve intervenire. Non mi interessa che sia passato un quarto d'ora, 20 minuti, anche fosse passato un tempo. Non mi interessa. Cioè il VAR, quello ha segnato, l'ha presa con la mano. Devi fischiare. Devi fischiare. Cosa facciamo? C'è un minutaggio? Non c'è minutaggio. Tra l'altro, ho letto sulla Gazza, mercoledì, cioè, anzi, domenica c'era scritto, no? Perché il regolamento dice così. Il mercoledì è cambiato il regolamento? Cioè, ragazzi, qua bisogna essere obiettivi. Così come era giusto annullare ieri, il gol di Cuadrado andava annullato. Poi la Juve avrebbe vinto lo stesso. Quindi tutti quelli che pensano che la Juve vince ruba, avrebbe vinto lo stesso. Vince lo stesso, sempre, tutte le partite. Che l'aiutino o non l'aiutano. Poi, quando c'è un episodio a favore, sembra che ha vinto per l'episodio a favore, invece vince comunque. Mi ricordo sempre la partita col Chievo, che gli hanno annullato il gol al 90esimo, al 92esimo hanno segnato uguale, uguale hanno segnato. Vabbè, questo è tutto un altro discorso. Quello che voglio sottolineare, che come sempre chi mi dice non capisci niente di calcio, alla fine ha avuto ragione anche ieri. Ragazzi miei, ho avuto ragione anche ieri. Chi fa la differenza nell'Inter? Un solo nome. Antonio Conte. Ieri non c'erano Sensi, non c'era Barella. Qualcuno se n'è accorto? Se tu metti Sensi, metti Barella, metti Nonno Valero, metti Gagliardini, metti Calhanoglu, metti Candreva, metti Paquetà, metti un sacco dell'umido, è uguale! La differenza la fa Antonio Conte. Quindi per tutti quelli, no, perché Barella, il fenomeno, Sensi, di qua di là, ieri hanno giocato Vecino e Nonno Valero, ha vinto uguale, 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 uguale. Quindi se tu togli Lukaku e metti Zapata, vince uguale, anzi fa più gol Zapata, che secondo me è pure più forte. Vince uguale, perché è il gioco di Conte che è vincente, è Antonio Conte che è vincente. Il suo modo di fare gruppo, il suo modo di specializzare i giocatori, il suo modo di fare. È quello che fa vincere, fa fare tutta la differenza del mondo. Non è la rosa, ma l'allenatore che fa tutta la differenza del mondo. E non ce ne sono tanti di allenatori che fanno così tanto la differenza.
Conte è uno di quelli, per questo io lo volevo erosico, perché non ce l'abbiamo. Quindi ragazzi, questo è il mio chiarimento, quindi non mi venite più a scrivere quando segna Martinez, è la normalità quando segna Martinez, è anormale quando non segna, quindi non mi venite a scrivere. Scrivetemi quando vincerete qualcosa, perché vi ricordo che avete vinto con lo Slavia Praga, ma dovete ancora giocare con Barcellona. E io spero che passate, così uscite agli ottavi. Spero che, perché l'Europa League la potete vincere con Antonio Conte. Sono preoccupato per quello. Quindi mi raccomando, col Barcellona già qualificato, viene a San Siro poi, già qualificato, cioè io vi do già gli ottavi, Non fate scherzi, non fate scherzi. E mando anche un saluto al grandissimo, quello che fu, Peppino Prisco, perché io sono un amante di Peppino Prisco. A me non piacciono i tifosi che vanno qua a dire amore per tutte le squadre, a me piacciono i tifosi che sfottono, che c'è la rivalità. Io sono milanista, tu sei interista, hai fatto bene, ti dico bravo, e la cosa finisce lì. E comunque ti condisco sempre con un po' di sfottò, perché siamo rivali. Perché se no ti favo un'altra squadra, se no ti favo la tua squadra, ma io invece tifo Milan, vorrei ricordarlo. Vi saluti, vado a fare colazione, ci vediamo come sempre 19:30. Ciao belli!